Good evening, ladies and Chamberlain. Oggi non vedete la mia faccia perché non sono io il protagonista, ma lo sono gli 8 partecipanti del torneo maschile del Carlton Balance Classic 2018. Perché, come ben sapete, quest'anno il Carlton Balance Classic si divide in torneo maschile e torneo femminile, che andranno in scena il 17 e il 18 novembre. E sta facendo già il suo ingresso il primo partecipante della competizione, ma lascerò che sia la nostra ring announcer ad occuparsene. Un'altra novità di questa stagione. Adrian Faria, primo concorrente del torneo, direttamente dalla Transilvania addirittura, e quindi direi che le battute sul vampirismo eccetera eccetera si sprecano. Un modo di muoversi molto simile per esempio a quello di Frankie Aggott nell'ultimo periodo, quello della Black Queen per intenderci. Faria di lui si sa veramente pochissimo, anzi tolgo il... non si sa proprio nulla, sappiamo solo come si chiama e da dove viene e niente di più. E sappiamo anche la sua finisher, l'Impaling Crush, un inverted DDT e niente di più. Quindi il mistero più assoluto avvolge questo competitor, che è il primo a fare il suo ingresso sul ring. E ora è il momento del partecipante numero 2 del Carlton Balance Classic, che, come ben sapete, abbiamo detto prima, andrà in onda 17 e 18 novembre dalle 21 su questo canale, come sempre. Ed eccolo qui il secondo partecipante. Adrian Hall, secondo partecipante junior heavyweight, piuttosto interessante, che speriamo possa in un certo senso scoppiare la bolla, visto che quest'anno non è nessuno degli 8 partecipanti ha il posto sicuro in CCW come lo scorso anno, anzi probabilmente solo i finalisti, 2 finalisti potrebbero essere certi di essersi guadagnati l'opportunità di far parte a pieno titolo del roster della Continental Championship Wrestling. Quindi bisogna sperare un po' nella fortuna, o comunque nel caso ci siano dei partecipanti piuttosto dotati, e nel che questo potrebbe essere tranquillamente il caso di Adrian Hall, potrebbe esserci uno strappo alla regola, e quindi vedremo se succederà una situazione del genere. Mentre ora facciamo entrare il terzo partecipante del torneo, che si fa attendere. Un ruggito piuttosto particolare. Bronco Harris, terzo partecipante, lottatore piuttosto fisico, piuttosto massiccio, anche lui una finisher abbastanza brutale, la Bronco Spike, un vertical suplex into a pile driver, quindi piuttosto brutale come manovra, fisico scolpito nel marmo, ovviamente ex giocatore di football, non so se l'avevate intuito. Ovviamente però non è mai riuscito ad emergere in America, sempre limitato a giocare nelle leghe minori, per esempio in Canada. E ora
Siamo già al giro di boa con il quarto contendente. The Diamond in the Rough, Kazugomi. Ovviamente talentino giapponese, mica da ridere, il classico arsenale fatto di ginocchiate, finisher abbastanza prevedibile il suo Diamond Knee in due versioni, Running Diamond Knee e Spinning Diamond Knee. Vedremo quale delle due vedremo, avremo occasione di vedere, durante il Carlton Bendis Classic. Pubblico inizia a rumoreggiare, il pubblico di Philadelphia della New Alhambra Arena, che sarà il luogo dove si terrà il Carlton Bendis Classic, la ex ECW Arena. Pubblico che si alza in piedi per accogliere il partecipante numero 5. Oliver Maxwell Gordon, per gli amici OMG. Un nome e un perché, oserei dire, dal momento che si tratta di un high flyer di assoluto livello, La sua finisher, un front flip leg drop dalla terza corda, che ha ribattezzato OMG Moment. Sicuramente, se riuscisse a farsi notare, sarebbe un'aggiunta interessantissima per la Junior Heavyweight Division. Sono molto curioso di vedere dove riuscirà ad arrivare questo ragazzo. Magari non è proprio dei tra i più grossi, ma diciamo che vuol dire poco e niente. Vedremo se riuscirà a farsi notare. Se ci troveremo di fronte a una sorprendente delusione, mi auguro in cuor mio di no. Sicuramente Gordon sa il fatto suo. E ora siamo al sesto contendente, che tarda ad arrivare. La musica lo preannuncia. Ma ancora non lo vediamo sul... Eccolo qui! Austin Windham da Motor City Brawler. Diciamo che di fronte alla raffinatezza del lifeline di OMG, lo strong style di Kazugomi, la forza bruta di Bronco Harris, Austin Windham sembra quasi un pesce fuor d'acqua. Semplicemente picchia dove c'è da picchiare, senza pensare troppo alla tecnica. E questo lo rende un elemento piuttosto interessante all'interno del torneo. È anche il più anziano del gruppo, ha 32 anni. Ha iniziato relativamente tardi a lottare, a 28. Però sembra che si sia rifatto con gli interessi in tempi brevi. E ora è il momento del penultimo partecipante, che viene preannunciato da una schitarrata. Time,
Justice, Tommy Crawford, da Newcastle, Inghilterra. Un altro che picchia dove c'è da picchiare, ma almeno c'è un po' di background di arti marziali in mezzo. Cintura blu di Brazilian Jiu-Jitsu, cintura nera di Karate Shotokan, terzo dan. E una discreta conoscenza di Muay Thai e Taekwondo. Unite anche a una finisher piuttosto interessante, la Guilt Trip, ovvero un Dragon Slipper modificato. Speriamo di vederlo all'opera. Crawford, a detta di molti, è uno dei favoriti per la vittoria finale, quindi insomma ha tanti occhi addosso. E ora si avvicina il momento dell'ultimo partecipante degli 8 del torneo maschile del Carlton Bennett Classic. Shibata, l'ultimo partecipante annunciato come da Tokyo, ma come potete vedere di giapponese ha molto poco. Giusto la madre del sollevante, il padre militare americano in servizio, e lui comunque a livello di moveset regala tante cose interessanti, anche qui tanto strong style. E direi che per vedere tutti questi 8 all'opera l'appuntamento è sabato 17 novembre per la prima giornata del Carlton Bennett Classic del torneo maschile. E noi invece ci vediamo domani per il reveal delle partecipanti al torneo femminile.